In questa lezione parleremo della respirazione e del respiro, di come la respirazione può migliorare il livello del nostro tennis, soprattutto la forza e la potenza dei colpi. Abbiamo due tipi di respirazione. Ce ne sono molti, ma analizzeremo due tipi di respirazione. Sono quelli più usati dai tennisti. Una respirazione chiusa, come per esempio quella di Federer. Federer, quando colpisce, voi non sentite nessun suono e nessun rumore. E lui colpisce più o meno nessun rumore. Ma poi c'è un respiro molto diverso, che viene chiamato grugnito, in inglese grunt, è una respirazione con i suoni, una respirazione che le donne usano quasi tutte, basti pensare a Sharapova, a Monica Seles nel passato, che gli uomini usano di meno, ma che aumenta enormemente la forza. La donna notoriamente ha meno forza dell'uomo, quindi è necessario che la usi. A seconda del suono emesso, a differente energia vibrazionale, il suono può essere A, E, O, A, E, può essere doppio, ha, 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 ha. C'è questa azione del diaframma verso il basso, ha, questa, che aumenta enormemente la forza. A seconda dell'energia vibrazionale avrò differente forza e differente potenza, quindi differente energia cinetica nel colpo. Andiamo a vedere gli esercizi. Faremo adesso un esercizio dove i giocatori proveranno differenti maniere di respirare, utilizzeranno differenti vocali. Io darò la palla al cesto e loro utilizzeranno o la respirazione semplice e quindi urleranno con ha, ho, he. Secondo giro, la seconda serie di palle, faranno e proveranno delle respirazioni doppie. Ha, 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 he, he. Monica Seles era famosa per questo respiro doppio. Alla fine, l'ultima serie di palle, il giocatore sceglierà la respirazione che preferisce. Via! Ah! Ah! Pa! Pa! Eh! 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 Oh! Oh! Cambio! Pa! Pa! Hey! Double breathing. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Cambio. Adesso scegli quello che vuoi, cambia, cambia. Change whatever you want. Ha. Oh, oh. Hey, hey. Cambio. Oh. Oh. Ah. Ah. Facciamo l'ultimo esercizio sul respiro,
inviterò il giocatore a colpire alcune volte col respiro chiuso, quindi senza respiro, e alcune volte a colpire col respiro aperto. Lo ripeterà due volte e alla fine il giocatore dovrà esprimere il proprio vissuto, sentire se c'è stata differenza o no. Via. In questa lezione parleremo delle visualizzazioni e come le visualizzazioni aiutano a migliorare i colpi fondamentali del tennis. La visualizzazione è la maniera, è il mezzo col quale il mentale si unisce al tecnico, perché il mentale aiuta nel miglioramento dei colpi base. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di raggiungere, per esempio, se io uso la visualizzazione nel dritto, è quello di raggiungere il mio miglior dritto, quello che noi chiamiamo il dritto prassico, la prassia, la perfezione del movimento. Voi vedrete che io farò una lezione molto tecnica senza parlare specificamente di tecnica e del movimento. Allora, in questo momento il mentale aiuta il tecnico. Che significa visualizzare? Useremo la visualizzazione. Visualizzare è una capacità che ha l'uomo di poter portarsi, per esempio, se io chiudo i miei occhi e penso alla mia camera, della mia casa, io posso vedere il colore delle pareti, la finestra, il letto, sto usando il canale visivo e questo tutti lo possiamo fare. Posso aprire il televisore, ascoltare la musica e sto usando il canale acustico, uditivo, oppure posso adagiarmi nel letto e sentire il piacere del distendersi, dell'allungarsi e del rilassarsi. In quel caso il canale è interno, è propriocettivo. Sto usando quindi tre canali base, il vedere, il sentire, l'ascoltare e il sentire a livello cinestesico e propriocettivo, corporeo. Usando questi tre canali, quindi una visualizzazione multisensoriale, ovviamente non visualizzerò la mia camera, ma visualizzerò uno dei colpi base del tennis, quel colpo migliora. E diremo dopo, mostrando l'esercizio, quali sono i meccanismi per farlo migliorare. Faremo adesso un esercizio di visualizzazione del dritto. I due giocatori visualizzeranno in maniera polisensoriale, significa che vedranno il movimento, sentiranno il suono del movimento e sentiranno la propriocettività, la propriocezione del colpo. Per esempio, aprire lento, chiudere veloce, cercheranno di sentire l'accelerazione. Quindi useremo tre canali per visualizzare: il visivo, l'acustico e il cinestesico, il propriocettivo. Bisogna dire che visualizzando il loro miglior dritto stanno allenando il dritto, perché visualizzare muove nel cervello le stesse aree cerebrali di quando i giocatori giocano, quindi è una specie di they are cheating the brain, we say in English, stanno fregando il cervello. Perché il cervello pensa che sono nel campo e stanno giocando il loro dritto, ma in realtà non è così, perché stanno solo visualizzando. Se loro visualizzano bene, il loro dritto, quando vanno a giocare, verrà più facilmente e allora, in questo caso, il mentale avrà aiutato il miglioramento del tecnico. E chiederemo dopo in campo di ripetere lo stesso dritto che hanno visualizzato.
visualizzato e che nella visualizzazione era perfetto. Adesso procederemo proprio con l'esercizio polisensoriale di visualizzazione del dritto. Chiudere gli occhi. Matteo è in una posizione distesa nel materassino e Max è in una posizione che è chiamata posizione del cocchiere, che facilita l'esercizio di rilassamento che io inviterò a fare e facilita anche la visualizzazione. Chiudere gli occhi, respirare lentamente e profondo, usare bocca e naso. Use your mouth and use your nose. Breathe deep. Respira profondo. Cominciate a rilassare i piedi, muovere i piedi, move your feet little bit and relax your feet. Move your legs little bit and relax your legs. Move your chest and your stomach and relax it. Relax your back, rilassa la tua schiena, rilassa il torace. Rilassa le tue spalle, relax your shoulders. Rilassa le tue braccia, relax your arms. Relax your neck a little bit. Move it a little bit. Relax and move a little bit your arms. Relax and move your hands and fingers of your hands. Relax your mouth and move it. Relax your nose. Senti i muscoli del naso, rilassa la bocca. Rilassa gli occhi. Relax your eyes. Rilassa la fronte. Respira due volte profondo. Visualizziamo il dritto. Visualizza il dritto usando il canale visivo. Watch your forehand. Visualize your forehand. Watch the ball coming, the racket back, and you are going to hit the ball. To hit the ball. Guarda la palla che arriva, porta la racchetta dietro, colpisci la palla e follow through. E guarda l'accompagnamento. Guarda che pieghi le gambe e distendi le gambe. Hit the ball, bend your knees and hit the ball. Watch all the movement. Guarda tutto il movimento. Comincia a ascoltare i suoni. Start to hear the sound of the stroke of your forehand. Hear the sound of your breathing. Senti il suono del tuo respiro quando colpisci. Senti il suono di quando colpisci la palla. Hear the sound when you are hitting the ball. E va nel ritmo del rimbalzo, senti il suono della palla che balza e della racchetta che colpisce. Hear the sound when the ball rebound and when you are hitting the ball. Go inside of this rhythm. Tum, 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 tum. Vai dentro il ritmo del rimbalzo e del colpire la palla. Respira lento e profondo. Terzo canale, il canale propriocettivo. Third channel, proprioceptive channel. Feel the acceleration of your forehand. Senti l'accelerazione del dritto.
apertura lenta, chiusura veloce. Racket back slow and you are hitting with acceleration. Senti il colpo decontratto. Feel the movement decontracted. Feel the movement coordinated. Senti il movimento coordinato. Senti che pieghi le gambe e distendi quando colpisci. Feel your legs, bend your legs, and when you are hitting the ball, extend your legs. Feel it. Okay, watch now your perfect forehand all together. Guarda ora tutto il movimento perfetto. Strong, powerful, precise. Forte, potente e preciso. Watch where you want to put the ball on the court and you put the ball exactly there. Guarda dove vuoi mettere la palla e la palla va esattamente là. Questo è il tuo dritto prassico. Questo è il tuo diritto prassico. This is your praxic forehand, your best forehand. Okay, start to wake up. Move your feet, move your legs, move your arm, open your eyes. And we go on the court and we try to repeat and to do the same. We try to do our best forehand, okay? Adesso vedremo in campo la messa in pratica della visualizzazione. I due giocatori in palleggio continuo scambieranno dritto su dritto e cercheranno di riprodurre col movimento ciò che hanno visualizzato. Quando ciò che eseguiranno è esattamente uguale a ciò che hanno visualizzato, dopo aver eseguito il colpo e dopo aver controllato che la palla è profonda, lunga, veloce, come loro desiderano, quando il dritto eseguito è uguale al dritto visualizzato, dopo l'esecuzione il giocatore lo rafforzerà con un sì. Rafforzerà il movimento con questo suono, sì, yes, che significa sì, è così che devo giocare il mio miglior dritto. Questa è la prima parte dell'esercizio. Poi sarà una seconda parte, il giocatore, sempre seguendo il dritto, cercherà di dire il sì prima di colpire. Mentre sta preparando il colpo, quando riceverà dal corpo i giusti segnali, che la posizione è giusta, che l'equilibrio è giusto e che la racchetta è ben sentita in mano, allora potrà dire sì, questo colpo non lo sbaglierò. Quindi è un sì prima di colpire. Nel primo caso era un sì dopo, guarda come hai seguito il colpo e lo rafforza. Si chiama esercizio del feedback. Io ricevo l'informazione che il colpo è dentro e lo rafforzo. In questo secondo caso io dico sì prima di colpire. Allora è un esercizio che chiameremo feel forward. Sento ora quello che, quello che succederà dopo. Il giocatore dice sì perché pensa di giocarlo bene, ma non sa se il gioca bene. Se lo gioca bene, la palla va esattamente dove lui pensa, forte, potente, precisa, allora dirà sì, sì, rafforzerà sia prima di colpire sia dopo che ha colpito. È l'esercizio del sì sì. Quando dice due sì sì, significa che il colpo è perfetto. Io sento che giocherò bene e dopo ho giocato bene. Questo è il dritto prassico. È l'ultima parte dell'esercizio, si rafforzerà quando il giocatore dice sì prima e sì dopo che ha colpito. L'esercizio non è facile. Questo è un esercizio per giocatori normalmente d'alto livello, ma qualsiasi giocatore a qualsiasi livello, quando segue il suo dritto e sente che l'ha giocato bene, può rafforzarlo con un semplice sì. Quando il giocatore dice sì prima di colpire, ma non può ripetere il sì perché magari la palla è fuori, allora io posso chiedere al giocatore: dimmi
perché tu hai sbagliato. Se il giocatore mi spiega perché secondo lui ha sbagliato, sta facendo una autocorrezione. E l'autocorrezione è la forma più alta di correzione. Devi dire sì quando la palla è profonda e il dritto è perfettamente uguale a quello che hai visualizzato. Dici sì dopo. Yes. 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 Adesso devi dire sì prima di colpire. Prima di colpire. You have to say yes before to hit. Yes. 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 Adesso devi dire sì prima di colpire e ripeti sì se hai colpito bene. Ok? Via. Yes. Yes. Good. Yes. Yes. Up. Yes.